Paolo De Marco. Dunque, nel mio intervento cercherò di mettere a fuoco un aspetto, diciamo, attuale delle vicende napoletane di quel periodo, e cioè il lungo dopoguerra, il periodo durato diversi anni di occupazione militare anglo-americana, per vedere se ci sono reali analogie con l'attuale situazione irachena. Dunque, voi sapete che in Iraq, almeno fino a poche settimane fa, era in vigore un governo militare alleato, un organismo militare, diciamo, di amministrazione civile affidata a militari, con un governatore militare americano. Lo stesso identico organismo, con lo stesso identico nome di governo militare alleato, era stato instaurato dagli anglo-americani nell'Italia liberata dopo il loro sbarco, prima in Sicilia e poi a Salerno. Quindi si potrebbe pensare a una qualche analogia di scopi e di strumenti tra la liberazione dell'Europa degli anni 40 da parte degli americani e l'esportazione della democrazia, l'esportazione della libertà realizzata, almeno nell'intenzione, in Iraq negli ultimi mesi. In realtà le analogie sono soltanto apparenti. Prima di tutto la situazione è completamente diversa, è diverso il contesto internazionale, sono diverse le condizioni politiche, sociali, persino religiose. Così, per fare un esempio, nel corso della Seconda Guerra Mondiale inglesi e americani hanno sostenuto un contributo più o meno paritario nell'uso delle forze per la liberazione dell'Europa. Anzi, nella campagna d'Italia gli inglesi hanno impiegato più uomini che gli stessi americani. Nell'attuale situazione irachena sono soltanto gli americani che da soli sostengono quasi per intero il peso dell'occupazione militare, e gli altri paesi sono invece, come dire, limitati a un'azione marginale. Ma a parte queste differenze, la vera sostanziale differenza tra le due situazioni è che nell'Italia degli anni 40 gli anglo-americani sono entrati perché Mussolini ha dichiarato guerra all'Inghilterra e agli Stati Uniti, e perché l'occupazione dell'Italia era ritenuta, a torto o a ragione, utile per accelerare la sconfitta della Germania. Nel caso dell'Iraq è stata invece una scelta autonoma di quei due paesi, contro il parere degli esponenti della vecchia Europa, contro il parere dell'ONU, quindi sono situazioni completamente diverse. Poi il termine liberazione. Liberazione nel caso dell'Italia, certamente nel caso di Napoli, ha significato prima di tutto la liberazione dalla guerra. Basti ricordare l'accoglienza riservata dai napoletani alle truppe della Quinta Armata, proprio il sollievo, perché si riteneva, in realtà a torto, che la guerra fosse finita. La liberazione di Baghdad è stata invece effetto della guerra, quindi anche in questo caso si tratta di situazioni totalmente diverse. Regime di occupazione. Bisogna ricordare che gli italiani all'epoca erano nemici sconfitti dal punto di vista del diritto internazionale. Con l'armistizio l'Italia aveva dichiarato la propria resa, anzi, noi diciamo armistizio. Il testo inglese, il titolo preciso del documento è strumento di resa incondizionata, e basti ricordare le clausole del cosiddetto armistizio lungo firmato il 29 settembre da Badoglio a Malta. In quel caso gli italiani, come dire, sono legati mani e piedi agli anglo-americani e sono obbligati a rispettare tutte le direttive date dagli anglo-americani, anche oltre quanto previsto dal diritto internazionale. Detto questo, bisogna però ricordare che gli anglo-americani hanno portato e hanno favorito il passaggio dalla dittatura a un regime democratico.
Perché, prima di tutto, quando si parla di angloamericani, non dobbiamo pensare solo a grandi potenze occupanti, dobbiamo pensare a tutta a diverse posizioni di uomini diversi. Gli inglesi erano conservatori, ma molti erano laburisti. Gli americani, molti degli esponenti militari di quel periodo, erano rappresentanti del New Deal, e alcuni di quei militari erano legati alle posizioni più radicali del New Deal di Roosevelt. Addirittura ho trovato tracce di comunisti americani che lavoravano in organismi di controllo. Quindi in quella fase, come dire, le grandi strategie politiche ancora non erano state elaborate con precisione, anzi Napoli è proprio uno dei centri dove vengono sperimentate nuove strategie, nuove posizioni politiche, dove si comincia a ragionare su un tipo di intervento nella vecchia Europa che poi porterà al piano Marshall. Che rapporto c'è stato tra la popolazione e gli angloamericani? Come la popolazione ha vissuto l'occupazione angloamericana? Si può pensare a un rapporto complesso, contraddittorio, per cui da un lato gli angloamericani sono stati i liberatori, ma dall'altro lato sono stati anche gli occupanti. Liberatori, dunque, io ho citato in un lavoro un rapporto del capitano Dumas che era andato a sequestrare la villa di Lauro, e lui racconta di come, soprattutto perché era andato a sequestrare proprio la villa di Lauro, che era un pezzo grosso del regime fascista, ritenuto, come dire, uno che si era arricchito con la guerra, l'amico personale di Göring, e quindi si pensava che la sua villa era sicura dagli ordigni, dalle mine poste dai tedeschi in molti edifici napoletani. E in questo rapporto si vede proprio come molti americani avessero sinceramente l'idea di portare la democrazia in Italia. Leggo soltanto questo piccolo brano. Dunque, sono entrato, dice il capitano Dons, e ho trovato il signor Lauro mentre stava pranzando, e l'ho informato che invece di prendere le due stanze noi volevamo prendere l'intera casa e che gli avrebbe dovuto andarsene il giorno dopo alle 9 di mattina. Lui si è rifiutato e io l'ho informato che ero molto spiacente, ma non potevo accettare il suo rifiuto e che avrebbe dovuto lasciare la sua casa il mattino dopo alle 9. Il signor Lauro allora ha cominciato ad addurre a pretesto gli stenti che sarebbero caduti sulla sua famiglia e su se stesso se avesse lasciato la casa, soprattutto per le sue quattro figlie, eccetera, eccetera. A questo punto il signor Lauro ha mutato il suo atteggiamento e ha cominciato a minacciarmi con i suoi influenti amici a Londra e a Washington, a che io ho replicato che senza dubbio aveva amici molto influenti, ma avrebbe trovato difficile mettersi in contatto con loro. Nel frattempo sarei andato a vivere nella sua casa e gli ho detto che io e i miei uomini eravamo armati e che se si opponeva a lasciare la casa non sarebbe certamente più entrato in contatto con nessuno. E poiché era stato così sgradevole su questo, trovavo necessario ordinargli di lasciare la casa entro 2 ore. Dopodiché fa un elenco dei generi trovati a casa di Lauro: 36 prosciutti, 12 casse di corned beef americano, circa 120 libbre di caffè americano, mezza tonnellata di spaghetti, eccetera, cioè 20 casse di latte svizzero condensato, 400 libbre di zucchero, grandi quantità di salami, caviale, patè di foie gras, vino, brandy, scotch, whisky, vodka, eccetera, eccetera. Poi conclude il rapporto: poiché il cibo era scarso a Napoli, i miei volontari e recluti italiani hanno cenato questa notte con corned beef americano, prosciutto, formaggio e salame, tagliati a lume di candela con pugnali fasciste e baionette italiane. L'effetto sul morale delle nostre reclute antifasciste è stato poco meno che magico. Ecco, questo era uno degli occupanti. Allora, in questo caso possiamo parlare certamente di liberatore. In altri casi, invece,
come dire, il rapporto è molto più conflittuale. Ma adesso, al di là dei progetti riformistici di personaggi come Charles Follett, come il capitano Williams, il capitano Morse, tutta una serie di ufficiali più o meno alti degli organismi di controllo alleati, ma la vera difficoltà del governo militare alleato consisteva nella mancanza di adeguati aiuti alla popolazione. E cioè, è vero che la gran parte del cibo distribuito agli italiani, soprattutto ai napoletani, veniva dagli Stati Uniti d'America. Soprattutto la farina veniva direttamente dagli Stati Uniti, veniva portata con voli navali ad Algeri, sulla costa del Nord Africa, e da lì veniva portata nel porto di Napoli. Ma le navi erano poche, destinate a questi scopi, la gran parte dei convogli erano destinati alle esigenze delle due armate alleate presenti in Italia, e il grosso del naviglio veniva concentrato in quel periodo in Inghilterra per preparare l'operazione Overlord, lo sbarco in Normandia. Quindi, diciamo, anche se la sopravvivenza fisica dei napoletani era garantita dagli alleati, c'era ancora la fame, anzi. Dopo che avevo scritto alcune cose su quel periodo, un professore universitario, il professor Postiglione, mi ha fatto vedere dei lavori fatti all'epoca, perché all'epoca aveva scoperto, analizzando dei cadaveri all'ospedale degli incurabili, che c'erano gli edemi da fame, cioè che le voci sui morti per fame a Napoli non erano voci, ma era un dato reale. Questo è stato scoperto soltanto pochi anni fa. Allora, in queste condizioni i giudizi sugli occupanti ovviamente variano. Il popolino esprime giudizi largamente positivi sugli americani, perché gran parte della plebe napoletana sopravvive col mercato nero, ha un rapporto diretto con gli occupanti. Molti ragazzi parlano inglese, masticano qualche parola in inglese, e i carabinieri no. E allora, quando i carabinieri arrestano un contrabbandiere in inglese chiede l'aiuto dei soldati americani, presenta il carabiniero, i poliziotti, come rappresentante del vecchio ordine fascista, e molti soldati americani in buona fede intervengono pensando di liberare un oppresso dagli oppressori. In buona fede, o magari perché avevano fatto un baito, un accordo con i contrabbandieri. Allora, diciamo, per gran parte del popolino napoletano c'è un piacevole ricordo dell'occupazione alleata. Basti pensare alla commedia di Edoardo De Filippo, Napoli Mignonaria. Ma per un'altra parte della città, soprattutto per il ceto medio napoletano, il ricordo è sgradevole, talmente sgradevole che c'è stata una vera rimozione della memoria. I napoletani ricordano l'occupazione tedesca, le quattro giornate, non ricordano quegli anni. Perché? Perché c'era fenomeno massiccio della prostituzione, perché c'era il degrado di questa città e c'era un senso di vergogna per quello che si vedeva nella città. Chiudo questo mio intervento ricordando come quell'esperienza fatta in qualche modo, come dire, era frutto anche dei rapporti tra i vari gruppi sociali napoletani. Parlo della prostituzione e faccio una sola osservazione. Da molti ben pensanti napoletani veniva messo in evidenza quel fenomeno come espressione del degrado morale dei napoletani, delle napoletane soprattutto. In alcuni casi si attribuiva l'estensione di quel fenomeno alla guerra, alla necessità di sfamare i figli, ma in genere si tendeva a dire sì, c'erano veri motivi, ma se c'era tanta prostituzione è perché c'era una predisposizione al vizio da parte del popolino napoletano. Chiudo questo mio intervento ricordando in ogni caso che con tutti i limiti e con tutti i problemi di quell'occupazione,
dobbiamo pur sempre essere grati e riconoscenti agli inglesi, agli americani, ai polacchi, ai francesi, agli indiani, ai brasiliani, a tutti quei soldati di altri paesi che sono caduti per la liberazione dell'Italia. Ricordando che la campagna d'Italia è stata nella Seconda Guerra Mondiale la campagna che è costata agli americani il maggior numero di caduti.